C'era Ada che già aveva pensato che Esther aveva trovato strade fantastiche alternative. Ho detto saranno lassù. Vi siete perse? Eh? Vi siete perse? No, vi siete nascosti voi. Chi? Voi? Dove? Boh. Allora ci siamo nascosti bene. No, perché a un certo punto ho detto vabbè, tanto ora sbucano da qua. Poi non sbucavate, ho detto vabbè Kevin, vabbè li vado a cercare. Ok, è arrivato. Gli scherzoni. Sì. Ada, giusto? Questa, aspetta. No, No, aspetta, no, aspetta anche qua voi. manco la bandiera. Aspetta che ce l'avevo salvata. Questa qua, oh. Via Cervaiolo. Ah, ma perché tutte queste mani? Pure di là c'è qua. Ho ste mani piene di dita. Comunque ora la strada è questa. Davvero? Sì. Sicura? Sì. Lo dica a lei. La strada è questa. Vorrebbero approfittare delle cose per viverle, perché se tutti i luoghi sono uguali è un casino. Fratelli! Comunque noi quando andiamo a dietro di solito facciamo anche giornata in tale fisica sì, anche sì. se non ce la portiamo. Per quello che ha colpito, io osservo. Allora, questa è l'Eremo Cervaiolo. Se uno è stato alla Verna, aveva sentito dire, ho letto, che ha visto la Verna e non il Cervaiolo, ha visto la mamma e non il figliolo. C'è questo detto, che piace molto ai toscani perché fa rima, però è falso, nel senso che il Cervaiolo è dell'VIII secolo, del 706, quindi Francesco d'Assisi è del XIII secolo, quindi questo eremo è molto più vecchio della Verna, 500 anni più, e ha 300 anni più di Camaldoli. Questo è uno dei primi insediamenti benedettini, quindi nella Montivegna. È stato benedettino ed era molto più grande di quello che abbiamo noi oggi, perché dove c'è la scarpata, lo avete visto che ho messo la lavanda, lo smaltino strisciante, il timo, tutto là, lì c'era monastero, dove c'era ringhiera c'era monastero, perché le chiese benedettine non sono mai sulla strada, ma sul palio interno. Si chiama Cervaiolo non dai cerbiatti, ma dal luogo acerbo o luogo aspro. Che sono scogli, sassi, così. Ed è diventato francescano perché nel 1216, in occasione del terzo passaggio di Francesco per Piero e Santo Stefano, andando verso la Verna, che gli era stata donata nel 13, e dove lui faceva le quaresime, e si trovava ospite della famiglia Mercanti. Questa famiglia era proprietaria del Cervaiolo, che i monaci avevano lasciato 70 anni prima, la donarono a Francesco. La comunità minoritica è stata qui a partire dal 1218. Oltre a Francesco c'è stato Antonio da Padova, entrato qui nel 21, perché questi posti si chiamavano Monte di Paolo, è entrato a Monte Paolo. Adesso noi romagnoli diciamo che è il nostro, Dovado, la Forlì. I toscani dicono che è qui, dopo non possiamo litigarci perché il Duce ha spostato i confini, e quindi il Tevere adesso nasce in Romagna, prima nasceva in Toscana, dove è legato il fiume.
E allora gli lasciamo credere che per... Poi nel 26 è stato qui, nel 29 è stato qui, quindi c'è stato diverse volte Antonio. Poi è stato francescano fino al 1783, quando poi il vescovo di Città di Castello, Gianluca di Toscana, ha chiesto ai minori di scendere alla Pieve, alla Madonna dei Lumi, che è quella chiesa che c'è sulla Rotonda. E i frati, come tutti i frati, non vanno mai via mani vuote. Sono andati via con 127 volumi della biblioteca e le campane di Cervaioli. Questa è diventata parrocchia, dopo la Seconda Guerra Mondiale ci sono state sfollate 25 famiglie. Poi dopo l'8 settembre 43 i tedeschi hanno sfollato gli sfollati, hanno messo qui una guarnigione militare e controllavano la linea gotica. Agosto 44, precisamente 28 agosto, in ritirata per non lasciare munizioni in mano alleata, hanno brillato, fatto brillare le munizioni qui a Pieve qui, e quindi è saltata quella parte, come dicevo. Ness è stato chiuso, poi nel 64 è salita qui la Chiara Barboni, che era di Ravenna, ed era una consacrata laica che apparteneva a un istituto secolare, e lei è venuta qui che aveva 39 anni e ha rimesso in piedi un po' l'eremo, e lei viveva qui con 300 capre, 60 gatti, due cani e un allocco, questa era la comunità. Lei era una specie di pipì calze lunghe di Gino, insomma, e però ha rimesso in piedi l'eremo, è una donna di una grande spiritualità, è campata qui 42 anni, dal 64 al 2010. È morta a 85 anni ed è sepolta nel cimitero là sotto, ed è lei l'anima, è stata definita pastora. Poi quest'eremo è stato chiuso altri 10 anni e poi sono arrivato io e l'ho riaperto. Io ero stato qui che avevo 17 anni con la Chiara e quindi conoscevo il posto, sapevo di che cosa si trattava. Certamente quando l'ho ripreso in mano 10 anni dopo c'è stato da fare, era di tutto. Ci si è fatto. Questa è la storia. Poi dove ci troviamo oggi, qui ora? Nel chiostro. Per i monaci il chiostro è il luogo più importante del monastero. Perché come notate tutte le porte danno sul chiostro, perché i luoghi si abitano nella misura che si usano, quindi si va in chiesa, si va in refettorio, si va in cena, eccetera. Però il chiostro ci ricorda che siamo sempre pellegrini e forestieri. Quindi sempre il cammino, non per niente la fede cristiana si chiamava la via anticamente. E è fatto così perché Dio disse ad Abramo, tra le altre cose, ma poca roba, gli disse l'eclecai in ebraico, che vuol dire vai verso te stesso, perché il cammino spirituale deve prima portare alla conoscenza di sé, in modo da non proiettare in Dio ferite, traumi, paure, concetti, idee, educazioni, tutto ciò che ci abbiamo messo di sopra, che rischiano di inquinare il volto di Dio, di deturparlo. E quindi conoscersi per poi essere liberi di incontrare il volto di Dio. Questo è il concetto. L'unico spazio aperto è verso l'alto, perché Benedetto diceva quando uno entra in monastero ci si accerti che davvero cerca Dio. Allora Paolo diceva cercate le cose di là sopra. E quindi dove di solito hai lo sguardo è l'interesse. Di avere chiaro l'obiettivo, come vogliamo raggiungere, in modo da non essere, come diceva Pascal, astratti, tratti fuori, che noi viviamo molto con i sensi con cui entriamo in contatto con la realtà, ma il viaggio interiore, la pappagente, siamo più presi dal cuore che dal tempo. Poi c'è il pozzo al centro, che voi camminate e mi insegnate che si può stare senza mangiare, ma non senza bere. E Cristo ha detto di se stesso di essere acqua viva, vuol dire che questo è necessario, non è un'opzione. E ricorda le promesse battesimali, che sono l'ideale monastico. E poi pozzo in ebraico si dice, beh, or vuol dire luce, quindi per trovare la luce bisogna scavare dentro se stessi e quindi attraversare anche le proprie zone d'ombra. Quindi voi capite che il chiostro dice al monaco e ricorda al monaco il motivo per cui è qui dentro, cosa ci sta a fare. Questo è. Poi, di la Chiara ha messo la regola benedettina, ora e tra l'ora.
Qual è? Uno che zola. No, è la et. Perché Benedetto dice ai monaci, dovete nutrire tutte le parti di voi, lo spirito, la mente e il corpo, dando spazio a ciascuna di esse, prendendosene cura, e possibilmente vivere unificati. Se no noi viviamo col corpo da una parte, la testa da un'altra, il cuore da un'altra ancora, ed è un macello. Quello che si deve oggi è avere una faccia sola, quindi unificarci. E dando spazio a tutto, quindi sorpassare quelle teorie manichee, il corpo che è sbagliato, lo spirito va bene, il corpo no, non è cristiano, perché se Cristo si è incarnato, sta carcassa, qualche valore ce l'aveva avuto. E quindi ascoltarlo e possibilmente unificarlo con quello che si pensa e si dice. I messaggi sono sempre diversi, non verbale, eccetera. Quella è una delle campane che si erano portate vicino ai frati e che la Chiara aveva saputo che si trovava in una parrocchia qui vicino, quindi prese la sua pianta. Si legò da questo prete, ha dovuto discutere un po', però alla fine si era piazzata lì, non andava via, il prete si era stufato, ha detto va via, tira la campana. Quanta è riuscita a riportarla su una campana del 1240, quindi non è che era andata in cerca di qualcosa. Okay. Questo è invece Rodolfo di Cavaltoli, che parlava ai monaci di contemplazione. Contemplare non vuol dire stare con la testa per aria, dovrebbe dal greco in ottico, cioè guardare dentro. Lui aveva abbinato per caratteristica ogni albero a due gruppi monastici, per cui osservando l'albero il monaco portava la sua mente a riflettere sulle virtù corrispondenti, per cui in uno stato di continua meditazione. Quindi saper guardare oltre altro. E poi, questo è l'alfabeto monastico, questo è molto antico. E funziona così: quando la mattina si va in chiesa, dal bussolotto si estrae una lettera, alla lettera corrisponde una frase, e quella è la meditazione del giorno, come se Dio ti consegnasse qualcosa da, dire Berni De Luca, girare in bocca come un nocciolo d'olivo. Quindi tutto il giorno c'è la ruminazione dei monaci, pensi a quella cosa memorizzando magari una parola che ti ricorda tutta la frase, quindi è tutto il contenuto di quello che è dato. E qualora il monaco attraversava dei momenti un po' così, allora il maestro ti consegnava la lettera in modo che ti dava la frase da meditare corrispondente allo stato che stavi attraversando. Però si può... non si trova facilmente questo qui in giro. Possiamo fare della fonte? Certo, claro che sì. Dopo prendete i tappini A, B, C.
Dopo 30 chilometri. Come? 30 km anche oggi e non sentirli, ma non perché non siamo stanchi, ma perché abbiamo i piedi morti. Yeah! Immacoletta? Lei invece con il Covid come va? Oh. Oh. Perché non mi fa un'altra domanda? Giustamente adesso ti ci va. Forse io direi che cavolo, ma visto quanti capelli me l'ha detto. Comunque neanche quando andavo a cavallo portavo così. Manco il cavallo. Manco il cavallo portavo così. 30 chilometri e Covid. 30 chilometri e non Eccoli. Sentirli. Ah, io un po' di shopping adesso dovrei, ragazzi. Amore, basta oggi. Hai già fatto, no? Mica si comprano le cose tutti i giorni, eh. C'è il babbo lì. Pausa estate, ragazzi. C'è stata la droga. Che si siede anche in Magoletta. Ci puoi saluzzare, non c'entra, eh? No, tu. Vai. Adriano! Thank you.
rallentatore. Ciao. Thank you.
com'eri all'arrivo? Con calma, eh. Tutti i disparati di prossimo non capisco.
mi ha ricercato nella forza fruttuosa, negli abissi pericolosi, pesa su di me il tuo furore, e mi opprimi con tutti i tuoi frutti. La vita a chi ha l'avarezza del cuore, a quelli che aspettano la morte non viene, che la cercano fino in temporale, che godono fino a esultare, che gioiscono quando trovano una tomba o un uomo la cui via è nascosta e che Dio ha sbarrato da ogni parte. Parola di Dio. Eccoci all'eremo di San Vigneto, ci siamo lasciati Gubbio alle spalle, la bella Gubbio, e adesso siamo in quest'eremo. Solo 10? Ci ho tenuto leggero stavolta. Quanti fighi! Ciao, grazie. Abbiamo questo. Poi la seconda cosa, che qui proprio già con mia moglie, noi di solito mangiamo qui tavole all'interno dell'ermo sotto le stelle. Se volete aggregarvi a noi, facciamo insieme, voi cucinate qualcosa per voi, volete cucinare cose, magari possiamo anche segnarci qualche cosa, non c'è nessun problema, e mangiamo qui sotto le stelle. Dipende poi voi come volete organizzarvi, siete liberi, facci solamente sapere che cosa volete fare. Va bene? Tutto chiaro? Bel pantaloncino. Bel pantaloncino. Lo so, tanti sono innamorati di questo pantaloncino. Ma neanche io in realtà, una volta. Ma sei di Roma? Lo so. Soltanto per i soldi che girano, manderei a stendere tutti quanti. Dove? Lo so, vabbè, ci dobbiamo abituare. Il mondo non è perfetto. Avete uno stanzone grosso per tutto, sotto adesso vi faccio vedere, c'è tutta la cucina grossa, al massimo scusate se vi scocciamo un attimino perché c'hanno 20 minuti per prendere le cose, però cerchiamo di darvi meno problemi possibili. Va bene? Entriamo ragazzi? Sì. Ma verso sopra? Verso su? No, giù. Penso che fate voi verso la fabbrica. Fate voi quando, se fate così, siamo tutti. La fabbrica eccetera, Kevin. Ci siamo. Ci siete? Oh. Bene. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. All'inizio di questo giorno ti benediciamo. O Signore,
che San Francesco assista i suoi pellegrini, che la fede li sostenga e lungo la via incontrino la carità, che la stella del mattino, la Santa Vergine Maria, vi accompagni con le guida e arriva ad assistere. Amen. Amen. Buon cammino. Grazie. Ragazzi, grazie per la vostra... È stato un piacere ospitarvi. Grazie. Questa maglietta? Questa maglietta l'ha fatta questa signorina qua. Il disegno è suo. Che bello! Come ospitali di San Pietro ha avuto lei questa idea e noi queste settimane che siamo qua abbiamo... Non ne facciamo un'economia, no. Volendo qui potremmo vendere una chitarra, io lo dicelo, quindi... No, no, è stata una sua idea. Adesso è stata una sua idea e quindi noi abbiamo messo questa cosa qua. No, non si vede. No, mi dispiace, se no gliel'avrei... No, ma gliel'avrei anche data senza venderla, perché tanto noi... Però per dire... Diamoci il contatto, gliela possiamo spedire. Non c'è nessuno. Siamo Amazon, ma facciamo un miracolo. Mary. Va bene, grazie, buon cammino, ragazzi. Buon cammino. Ciao. Di ieri al tavolo. Grazie. Se volete scampanare potete parlare io. Certo, sono anche arrabbiato. Guarda, ti do il mio, dammi uno squillo così almeno io so che sei te. Buon cammino. Buon cammino. Così dopo grazie. Ciao. Buon cammino. Grazie mille. Spero in una fonte con il cammino. Vedete, non c'è molto. No. Aspetti, aspetti, signora Immacolata, che le faccio. Lì, se vuoi. Aspetti, aspetti, eh. Ragazzi, la signora Immacolata scampana, eh. Vai. Vadi. Attendo che se la può tirare su, eh. Brava Immacolata! Parte a ruar into the woods.
Aspettate, 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 aspettate. Aspetta, aspetta. Una dichiarazione. Quanti giorni su quello scoglio, però adesso sono arrivati i miei salvatori. Ma lei pensa che l'India sarà finalmente libera un giorno dall'oppressione inglese? Oh sì, senz'altro, sì. Senz'altro, okay, sì, 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 tranquilli, tranquilli. Bene. Ecco qui gli eroi. Guarda, io anche se sto vecchio ci tengo tanto, sì. No, li brutto. Bravo. No, è un brutto. Posso bruciare i piedi? No, posso bruciare. Mi faccio vedere Davide, ma no, adesso che non c'è niente. Dove sta la mano? Se ce la fate a stendere, li faccio vedere. Solo che questi mo sono bagnati. Mi accompagno da 10 anni. Davide, con i piedi fasciati che fa la ballerina. Aspetta, ma chi non viene? In tutto ciò c'è anche un piccione. Eccolo. La paura del fuoco. I gattini? Assisi.
Stiamo arrivando. Stiamo arrivando. No, non credo. Dobbiamo salire qua a sinistra? In realtà abbiamo detto due, sia questa che questa. No, questa è più larga. Poi in realtà questa fa così per il verso, un'altra strada qua sopra. Questa finisce con un po' di tornante, quindi allunga un po' la roba. Okay. Ma chi è questa? No, Esther. Mattia? Ti ha visto? Thank you.
zanzara.
Si riparte da Assisi. Dove stiamo in Magoletta? La città? Ma Spoleto, dai! Ma che non lo sappia! Era per la stampa. Sì, sì, ma fa.
Oppure quello che sta rotolando. Quello giallo che sta rotolando. C'è uno. Castelluccio. Dove andremo? Chi lo sa? Yeah.
l'anno scorso siamo stati da più su ancora. Quest'anno da lì. C'eri? Ah, c'eri, ah, ti ricordo. C'era la sestaia a croce. Guarda che... Si va in 5 minuti, eh? No, no, non ci andiamo, non ci possiamo. La dove dobbiamo uscire? Stai aspettando, ragazzi. Non stai aspettando. È da lì che ci sta portando in giro. Devo fare la rinvia se ne va. Andiamo a dire le foglie, andiamo. Per esempio. Non ho passato più. Thank you.
trasformando in risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta della gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Quanto conosco e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo.
Salvatore nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano
cielo, nell'eremo del Pulaverna, in Toscana, ove nel ritiro della devota contemplazione. Ormai volgeva tutto se stesso verso la gloria celeste, Francesco vide in visione sopra di sé un serafino che aveva 6 ali, con le mani e i piedi inchiodati alla croce. 2 ali erano poste sul suo capo, 2 erano distese come per il volo, 2 infine coprivano interamente il corpo. A questa visione si meravigliò profondamente, ma non comprendendo cosa essa significasse per lui. Fu pervaso nel cuore da gioia mista a dolore, si rallegrava per la manifestazione di grazia con le quali il serafino lo guardava, ma nel medesimo tempo lo affliggeva l'afflizione alla croce. Cercò subito di comprendere che cosa potesse significare tale visione, e il suo spirito si tendeva ansioso alla ricerca di una spiegazione. Mentre però cercando fuori di sé, l'intelletto gli viene meno. Subito nella sua stessa persona gli si manifestò il significato. D'un tratto cominciarono infatti ad apparire nelle sue mani e nei piedi le ferite dei chiodi, nella stessa maniera nella quale poco prima li aveva viste sopra di sé nell'uomo crocifisso. Le sue mani e i suoi piedi apparivano trafitti nel centro dai chiodi, con le teste dei chiodi sporgenti nel palmo delle mani e sul dorso dei piedi, mentre le loro punte uscivano dall'altra parte. Le teste dei chiodi nelle mani e nei piedi erano rotonde e nere, le loro punte erano lunghe e ribattute, in modo che, sorgendo dalla stessa carne, sporgevano dalla carne. Anche il fianco destro, come trafitto da una lancia, era segnato da una rossa cicatrice che, mettendo spesso sangue, inzuppava di quel sacro sangue la tunica e la veste. 2 anni dopo egli passò serenamente dalla valle del pianto alla patria beata, quando la mirabile notizia giunse alle orecchie di Livorno. Ci fu un gran concorso di popolo che lodava e glorificava il nome di Dio. Accorsero tutti i cittadini di Assisi e della prigione, desiderandosi di vedere il nuovo miracolo che Dio aveva operato in questo mondo. Allaude di Cristo. Anche Giovanni Paolo II è venuto pellegrino a Laverna come voi, e in questo luogo ha lasciato delle riflessioni, delle preghiere, delle esortazioni. Vogliamo leggerne una in modo particolare per voi giovani, perché possiate sempre più entusiasmarvi della vita, anche se noi grandi molte volte non vi diamo un buon esempio. Dalla esortazione ad amare la vita di San Giovanni Paolo II, pellegrino a Laverna. O San Francesco, stigmatizzato della Verna, il nostro tempo ondeggiante tra conquiste e sconfitte, combattuto tra speranza e disperazione, cerca la via di una nuova autenticità. Aiutaci, Francesco, ad amare la vita, ad amarla con la tua profondità e passione, ad amarla nella bellezza della natura, nella gioia dell'amicizia, nelle conquiste della scienza, nella lotta generosa per costruire un mondo migliore. Aiuta, Francesco, particolarmente i giovani a non sciupare la vita in gioie effimere, in avventure senza ritorno, in un conformismo vuoto. Aiutaci a guardare in alto, aiutaci, Francesco stigmatizzato della Verna, a puntare all'eterno. Amen. Questo invece è Romualdo di Romualdo di Provigino. Romualdo era un monaco del X secolo ravennate, era dell'abbazia di classe di Ravenna, e lui è quello che poi si mise
lasciò l'abbazia per mettersi in ricerca del volto di Dio, ma attraverso la vita eremitica. E poi mette insieme le due realtà, eremitismo e cenobitismo. Romualdo muore nel 1027, per cui la Chiesa era ancora unita, che si è divisa nel 1054, e quindi è colui che ha portato poi la preghiera, l'esichia, i padri del deserto, prima ancora apostolica, eccetera, in Occidente, cioè chiamato l'esicastro occidentale. Questa regola, la regola camaldolese, la regola benedettina, lui scrive questa piccola regola per un monaco che si chiamava Giovanni ed era al Furlo, a San Michele al Furlo, stata che va verso Roma nelle Marche, no? Che c'è il passo del Furlo, eccetera. E gli scrive queste cose a questo monaco. Siedi nella tua cella, e comincia così l'esichia, sedersi, preghiera di pietre. La cella non è solo la cella monastica, chiaramente Antonio Abate diceva dalla cella tu imparerai ogni cosa, e il monaco che vive troppo tempo fuori dalla cella è come il pesce che vive fuori dall'acqua. Quindi la cella è fondamentale per il monaco. Ma la cella intendevano non solo la cella fisica, ma anche, soprattutto la cella che ci portiamo dentro, tanto che Romualdo, tra virgolette, era un girovago e per i suoi tempi non andava bene. Romualdo aveva avuto l'intuizione della stabilitas, che non era nel posto, quindi nel monastero. La stabilitas è nella scelta, è nel cuore. Per cui sediti, abitati, ascoltati, rientra, abitare secum per i monaci è importante, quindi torna in te stesso. Come nel paradiso, perché noi cerchiamo la felicità e la felicità la facciamo sempre dipendere da qualcosa, se mi succede questo, se vivo quello, se mi accade quest'altro, se la tipa, quella giusta, è sempre legata a qualcos'altro. E invece noi dobbiamo cercare la gioia. Infatti non c'è il contrario di gioia. È di più interiore. Di più profonda. E scordati del mondo, sarebbe l'ascesi, non ne parla più nessuno. Ascesi non vuol dire che fumo una sigaretta in meno o non mangio una fetta di torta. Ascesi viene dal greco askesis, vuol dire palestra. Allora dice Romualdo, come dicono gli antichi maestri della preghiera, dell'esichia, tu devi adottare uno stile di vita per cui raggiungi l'obiettivo che ti sei dato. Se io voglio raggiungere l'esichia, la preghiera di pietre, non posso fare tutto quello che mi salta in mente. Devo adottare uno stile di vita, dargli delle regole che mi permettano di raggiungere quell'obiettivo. Questa è la scelta. Quindi la mondanità, tutte quelle robe lì, certo non favoriscono la preghiera, la distrazione, quindi l'invocazione del nome, l'ascolto del respiro. Fa attenzione ai tuoi pensieri, sarebbero i logismoi. Cosa sono i logismoi? Sono tutte quelle ingiunzioni che noi abbiamo ricevuto, un copione di vita che abbiamo messo in atto, dettate dall'educazione, dalla cultura, dagli incontri, dai vissuti, tutte queste cose qui, e che noi abbiamo seppellito vivi dentro di noi. Per cui magari in certe circostanze ci troviamo ad agire, a dire cose come avrebbero agito, fatto, detto i nostri genitori o le figure significative. O tendiamo a riprodurre quel copione di vita che ci siamo dati. Per cui se ho un copione di vita, non riuscire, non essere abbastanza, non essere amato, tendo a fare in modo che tutte le mie storie finiscano nello stesso, con lo stesso finale. Allora se le conosco, dice Romualdo, posso riscrivere un copione diverso. Poi i salmi, perché i salmi sono tutte sensazioni, emozioni, pensieri, vissuti, eccetera, umani, per cui diceva Lutero, i salmi sono una piccola Bibbia e lì c'è tutto l'umano racchiuso. Quindi quando vai a pregare cerca di portare davanti a Dio la tua umanità, non devi inventarti niente, sii te stesso in sostanza. E poi vivere davanti a Dio come davanti all'imperatore, certamente Romualdo parlava con le categorie del suo tempo, però Dio è Dio ed è l'Altissimo, se no, e io non sono Dio. Ci deve essere anche il Dio vicino, ma anche il Dio alto, se no rischiamo di cadere nell'idolatria. E idolo in ebraico vuol dire colui che ti compra. E quindi questa
questa attenzione dobbiamo averla. E poi svuotati di te stesso, oggi viviamo nel miolitico, e poi l'io molto grande, tutto io, e giustamente Romualdo dice no, se tu vuoi fare spazio alla vita, ti devi svuotare, perché sennò non c'è spazio. Anche Dio quando ha fatto la creazione, gli ebrei dicono Zinzuma, ha fatto un passo indietro, perché l'ha creato potesse esistere. Così anche noi, se vogliamo incontrare la spiritualità, dobbiamo svuotarci per riempirlo di altro e permettere alla vita di scorrere. Perché il problema che abbiamo è le cose che non riusciamo a lasciare. Il mio maestro diceva che bisogna avere il coraggio di lasciare le cose prima che le cose ci lasciano, e quindi viverò le stagioni. Altra cosa, le cose che non riesco a lasciare non le posseggo, ma le posseggono, perché non riesco a liberarmene. E quindi è un'ascesa anche quella, lo svuotarsi. Perché oggi il Signore nel Vangelo, per rinnegare se stessi, vuol dire svuotarsi, vuol dire non correre dietro attorno a conti personali, perché anche la spiritualità può diventare potere in forma d'orgoglio. E quindi l'umiltà non è non valgo niente, o metto all'ultimo perché così, così era come dice Pompo di Nanni Moretti, che dice vado, non vado. E invece humus, umiltà viene da humus, terra. Allora essere terra produttiva, non è la terra rossa quella che dà frutto. Perché quando moriremo tutti torneremo terra, poi bisogna capire che terra torniamo. O una terra arrabbiata, perché ha vissuto in un certo, o una terra innamorata. Questo è. E quindi diceva lui l'arte del potare, relazioni, situazioni, eventi, cose che frenano la vita, bisogna lasciarla andare, potarla, perché la vita se è frenata si ammala. Quindi conviene anche lasciarla andare. Andiamo alla parte dietro. Allora, capito perché per noi questo è importante, il chiostro? C'è un sacco di robe da dire. Sì. Era costruito proprio sulla roccia. E questa roccia è importante perché ripara dal vento freddo, riparava i monaci. L'erba è esposta a sud. Per quello Antonio viene qui a scrivere i Sermones, opera che lui aveva cominciato alla Verna, però siccome era santo ma non stupido, la Verna è più alta, più fredda, perché qui perché era più caldo, più basso. Connubio tra la natura e la mano dell'uomo. Sapevano farlo. Lui è Pietro. Piacere. Sono adeguato subito io. Questa era la ghiacciaia. E conservavano gli alimenti, ci mettevano la paglia, la neve. Quella è la fontana buona, anche, è buona. Abbiamo una lì e una davanti alla chiesa. E qui questo è il nostro sasso schicco. Però vedete, era costruito a filo di roccia. Non c'è rischio che... No, di legge Sant'Antonio, per quella volta, quella da Veneta. E qui abbiamo la nostra belvedere per noi romagnoli, terrazza per i toscani, loro chiamano terrazza. Però
qui ai tempi della Chiara c'erano le baracche delle capre, chiaramente. Venivamo qui la mattina per il fieno, quelle cose di tanta cerimonia al lavoro, insomma. E adesso ho fatto questa cosa, ho fatto la staccionata, l'orto, perché è meglio per andare a fare due pomodori, anche posso scegliere il paese due volte. E stiamo cominciando a fare la legna, bello. Arriva. Gli animali quindi. Ma di noi c'è di ogni. Non vendeva suoi. No. No, anche perché il vescovo d'Arezzo dopo l'esperienza delle capre, ma detto, guarda, lascia perdere. Non... No. Poi sai, sono anche impegnativi. Io più che le capre, io ho una passione per gli asini. Quindi non ci sono né gatti né cani, niente. Facendo anche tutti i pellegrini, gli allergici, lo tieni. E dopo io vorrei anche così. Poi ci sono quelli cinghiali, le volpi, i lupi, sì. I daini, i ghiri, gli scoiattoli, le lepri. Addio. Le vipere. Che lago è? Quello è Monte d'Olio, che è una diga, un lago artificiale. Quanti siete qui? Monaci, uno. Infatti vado d'accordo con i superiori. Con chi? Non c'è da discutere con nessuno. È un po' con Dio. Ogni tanto. Salve. Ciao.
Grazie.
O Signore, accompagna con la tua continua protezione i patrimoni.